Antonino Cosentino, 33enne commerciante all'ingrosso di Pollame, è indagato per omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di arma da sparo. I carabinieri del nucleo investigativo lo hanno fermato in viale Vincenzo Giuffrida dopo l'omicidio di Francesco Ilardi, vittima di una sparatoria lunedì scorso, mentre si trovava in un marciapiede fuori da un circolo ricreativo di caccia ad Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. L'indagato, secondo una ricostruzione degli investigatori, alle ore 19 circa di lunedì 27 febbraio, alla guida della propria Suzuki SX4, dopo aver compiuto un giro di ricognizione, avrebbe avvicinato Ilardi e nell'arco di pochissimi secondi avrebbe esploso contro la vittima quattro colpi di pistola, pare con un calibro 38, colpendola mortalmente con un proiettile nella zona lombare, per poi darsi alla fuga e rendersi da quel momento irreperibile. Sono attivamente in corso ancora le ricerche dell'arma utilizzata per l'omicidio. Alla base dell'omicidio vi sarebbero tensioni e rancori connessi alla sfera lavorativa della vittima e del presunto assassino. Ilardi Francesco, infatti, qualche mese fa si era separato dal socio, padre del Cosentino, per mettersi in proprio nel commercio di pollame. Cruciale per l'indagine è stata l'attività informativa posta in essere dai carabinieri sulla vita privata sia della vittima sia del presunto assassino, come anche l'acquisizione delle immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco e le risultanze degli accertamenti tecnici della sezione investigazione scientifica del Comando Provinciale di Catania, che sono stati in grado di rinvenire all'interno dell'abitacolo dell'autovettura utilizzata dal killer, residui di polvere da sparo.